questa è la mia auto preferita. È gialla. Oh no, stai bene? È la mia pancia. Ok. Devo andare in bagno. Oh, bisogna muoversi. Veloce. Ce l'abbiamo fatta. Mettiti comodo. Non posso. Oh, giusto. Adesso? No, non riesco ancora. Trovato. Questo potrebbe aiutare. Non so usare il bagno. Ho capito, torno subito. Sbrigati. Forse posso farcela. Proprio quello che ci serve. Aiuterà Jake. Come si usa questo coso? Non così. Aspetta. Faccio del mio meglio. Sei davvero buffo. Ma che cattiva. Tranquillo. Il mio amico può aiutarti. Wow, ma come? Prima devo dargli da mangiare. Ha molta fame. Wow. Mangia tutto. Poi va in bagno. Oh, quindi è così che si usa. Sta mangiando il suo cibo. Poi fa la cacca. Che schifo. Ma è utile. So usare il bagno ora. Ecco fatto. Wow, meglio andar via. Grazie, ciao ciao. Sta funzionando. Quanto è molliccio. Questo arcobaleno è fantastico. Pronto? Mi andrebbe una vera torta. Ehi, hai detto torta? Guarda. Wow. Proprio come il mio gioco. Vorrei una torta così. Gommosa. Sei davvero divertente. Oh, ho dimenticato una cosa. Torno subito. Siamo rimasti soli, cara torta. Sarebbe un peccato se qualcuno ti desse un morso. Solo uno, piccolino. Nessuno saprà che sono stato io. Vieni qui. Che fai? Non è come sembra. Ho visto una mosca sulla torta. Non vedo l'ora di assaggiarla. Ho dimenticato il tè. Niente di personale, cara torta. Voglio solo mangiarti. Ancora? Hai un grosso problema. Lo so. Ecco a te. Non posso lasciarti un minuto. Dammela. Non toccarla. La decorazione, la glassa. Voglio tutto. Una tazza di tè e una fetta di torta. La mia torta. Perché? Non so di cosa parli. Non se ne accorgerà. È lì, guarda. Vuoi convincermi che questa è la mia torta? Certo, c'è l'arcobaleno e la torta. Non posso crederci. Ho un'idea fantastica. Sì, funzionerà. Questi mi torneranno utili. Ha un sapore squisito. Prenderò la torta giocattolo e l'arcobaleno e li incollerò insieme. Li dipingo facendoli sembrare la mia torta. Molto appetitosi. La mia vendetta è servita. Ehi, ho qualcosa per te. Davvero? Wow, che giornata! Credo sia troppo cotta. Sta provando a mangiarla. Ben gli sta. Non è la tua torta migliore? Oh, questo posto è un pasticcio. C'è roba ovunque. E piatti sporchi nel lavandino. Già. Ehi, sasso, carta, forbice per vedere chi pulisce? Sì, carta batte sasso, ho vinto. Bene, fammi scrivere quello che devo fare. Ci sono borse e altre cose che la gente ha dimenticato. Non dimenticare la spazzatura e il cibo. E qui abbiamo il lavandino pieno di piatti sporchi. Ehi, guarda qui, un ombrello. Wow, sono un sacco di Pop-It. Dovrai raccogliere anche questi. Ecco, prendi. C'è tanto da fare. Vediamo da dove iniziare. Aspetta, che dicono queste... non sono neanche in ordine. E perché ci sono così tanti Pop-It su questa lista? Aspetta un secondo. Idea geniale. Lo taglio in questo modo e ne prendo una fila. Con la pistola per la colla a caldo faccio una linea proprio qui. Poi ci incollo la striscia di Pop-It. Perfetto, proprio come volevo. Ora lo attacco alla porta
e spunterò la lista. Ok, sono pronta per iniziare. Prima i piatti, visto che odio farli. Molto bene, puliti e luccicanti. Fatto, premo il mio pop-it. Adesso buttiamo la spazzatura. Sì, spuntiamone un altro. Wow, è pieno di cappellini. E ho finito con le cannucce e i calzini. Ah, finalmente la cucina è pulita. Ok, prima un po' di pulizia. Spero non ci siano ragni. Quando ho spolverato l'ultima volta? Riposino. Perfetto. Oh, andiamo. Dammi quel cuscino. Ehi, lo stavo usando. Smettila di dormire. Ouch. Prendi questo. Ah, sì? Ferma, cerco di aiutarti. Guarda questa stanza. È peggio di prima. Anche se... mi è venuta un'idea. Attacco questa striscia LED alla parete. In questo modo. Eccellente. Ora il nastro adesivo. È stato facile. Ora la parte divertente. Attacco l'imbottitura del cuscino al nastro, così da coprire il LED. È così soffice. Ah! Ho qualcosa sulla faccia? Grazie. Ta-da! Ehi, che cos'è? È una nuvola luminosa. È così rilassante e colorata. Ah, è bellissima. Wow, sei un genio. Sarà bellissimo rivederti. Aspetta, come va? Prendi questo, perché potremmo fare un picnic. Ok, portiamo qualche snack, come questi. Anche le bibite. È tutto, pronti per uscire. Andiamo. Ci divertiremo un mondo. Forse è meglio rilassarsi a casa. Già, buona idea. Hai controllato il meteo? Aspetta. Non sembra il massimo. Le previsioni non sono favorevoli. Farà freddo. Gelo. Davvero freddissimo. Mi sembra una faccia conosciuta. Comunque, picnic a casa? Io ho questa bottiglia. E io le lucine. Al lavoro. Iniziamo con una bottiglia di plastica. Togliamo il tappo, mettiamo della colla sul lato esterno. Prendiamo del cotone e premiamolo sulla colla, facendolo attaccare bene. Dopodiché inseriamo le lucine nella bottiglia. Sembra perfetta. È fantastica, così romantica. Almeno questo clima possiamo controllarlo. Ehi, come va? Wow, guarda i tuoi capelli. Mi piace come li hai sistemati. Eh? Che sta facendo laggiù? Ehi, guarda, ho un nuovo skateboard. Ma che... ora guarda lei invece che me. È ora di un po' di magia. Sì, grazie. L'ho decorato... wow. Oh no, cos'è successo al mio skate? Sì, ha funzionato. Non è più interessato. Oh, è stata lei. È una sfida. Gliela farò pagare. Decoriamo il mio skate ancora meglio di prima. Inizio con il rosso. Ma non sarà l'unico colore. Sì, fantastica, ma mi serve qualcos'altro. Aggiungo un po' di schiuma da barba. Sarà divertente. Ok, perfetto. Ora la vernice spray nera. Copro tutta la tavola con il nero. Ok, ora sciacquo la crema da barba. L'acqua porta via tutto. Ecco, è pulito. La mia tavola è finita. Ehi, guarda il mio skate ora. Non ci credo. Come hai fatto? Ciao, ciao. Questo skate è una figata. Mi devi insegnare. Fa così caldo. Tranquilla, ci penso io. Una bibita? Sarebbe il massimo. Mmm, che buona. Ops, che maldestra.
Se solo ci fosse un tavolo? Tranquilla, l'altra volta mi sono caduti dai noodle. A proposito, conosco un posto fantastico. Dobbiamo andarci. Manca qualcosa. No. Chi era? Un tavolo potrebbe andare. No. Potresti aiutarmi? Trovato! Ciao! Posso avere il tuo triciclo? Ti darò questa enorme barretta di cioccolato. Prendi! Allora, posso averlo? No? Sei bravo a contrattare. E un nuovo telefono? Bello! Dammi il triciclo. Ok, questa è l'offerta finale. Affare fatto. Ehi, che succede? Lo prendo io. Dà alla signora il tuo triciclo. È tutto suo. Che bella famiglia. Andiamo a creare. Coloro il triciclo con la vernice spray color oro. Gli darà un aspetto regale. Riempio tutti gli spazi. E le ruote. Ora lo lascio asciugare. Poi metto una lastra di vetro sopra. Ecco un tavolo particolare. Penso che ordinerò dei noodles e dei... Ehi, cos'è questo? Wow, il mio tavolo personale! Non ci credo! Aspetta, ci serve uno spuntino. Ho i popcorn. Non ci credo, non ho mai avuto un tavolo. Allora, questo ristorante di noodles ti piacerà. Il giorno del ballo. Sono così nervosa. Ok, manca solo il tocco finale al mio outfit. Sembra una ciotola di frutta. Nah. Sembrano le tende di mia nonna. No. Non troverò mai gli orecchini giusti. Che posso fare? Fluffy, guarda cosa hai fatto al mio Poppit. Rovinato. Aspetta. Potrebbe tornarmi utile. Ne taglierò alcuni pezzi e userò del filo metallico. Farò lo stesso con un altro pezzo. Orecchini Poppit. Bellissimi. Sarò la reginetta del ballo. Oh, Fluffy, come vorrei che fossi il mio cavaliere? Ma prima farei qualcosa per il tuo alito. Ok, si va in scena. Corri, la pioggia ci sta inzuppando. Pare abbia smesso. Per fortuna, che corsa. Oh no, la mia scacchiera è rovinata. Ma com'è successo? Aspetta, non ti muovere, torno subito. Cavoli. Ok, sono quasi pronta. Devo solo proteggermi per bene. Guanti? Ok, mettiamoci al lavoro. Ecco la mia collezione di stampi. Devo solo aggiungere del glitter. Perfetto, ora lo verso negli stampini. Non troppo. Prepariamo altro filler. Me ne serve uno più scuro. Non dimentichiamo i brillantini. Ok, ora lo verso nel secondo stampino. Perfetto. Aspettiamo che si induriscano. Credo siano pronti. Sono venuti benissimo. Devo proprio farne altri. Inizia a prendere forma. Ora mi serve una miscela più chiara. La consistenza mi sembra buona. Nello stampino. Riempio tutto il quadrato e copro i pezzi più piccoli appena fatti. Dovrebbe bastare. Ok, ogni angolo è coperto. Manca questo. Sì, è fatta. Cavoli, è bellissima. Ehi, su con la vite. Ti ho fatto una nuova scacchiera. L'hai fatta per me. Wow, è fantastica. Ehi, giochiamo. Brum. Oh no, un incidente. Bip bip. Oh, che carino. Ehi, spostatevi. Dammelo. È ora di colazione. Ok, ho questo. Devi mangiare, tesoro. No, voglio giocare. Vroom. Ho detto di no. Mangia tutto. Io prendo questi. Oh, bleh, che schifo. Oh, però potrei usare questo. Vroom, sono un pilota. Il miglior pilota del mondo. Tesoro, ti piace? Oh no! La tua colazione! Non va bene, ma ho un'idea. Grazie. Questo sistemerà tutto.
Potevo pensarci prima. Così non rovescerà nulla. Wow, che cos'è? Lo voglio. Aspetta, tesoro. La riempio con la colazione di Jake. Yay! Ecco a te. Oh, guarda! Grazie, mamma. Non c'è di che. Niente più sporco. Che bello! Essere il miglior pilota mette appetito. Devo essere veloce. Questi giochi sono noiosi. Vorrei qualcosa di più divertente. Oh, ehi, è un Pop-It? Prendine uno. Quale? No, non voglio giocare con i Pop-It. Pubblico difficile? Ci deve essere qualcosa. Che ne dici di... i Pop-Tubes? Dammene uno. Come si allungano? Wow! Oh, ne voglio altri! È lunghissimo! Dov'è finito? Perché non provi queste? Cannucce? Guarda, prima tolgo la parte superiore, poi quella inferiore. Ecco a te, mini Pop Tubes. Wow! Prendi! Mi sento un gigante! Guarda come diventano! Divertente, vero? Assolutamente sì! Prendine un altro! Siamo qui riuniti per unire in matrimonio questi due unicorni oggi! Ti amo! Ah, caspita! Com'è emozionante! Se non ci sono obiezioni, scambiatevi gli anelli! L'anello! Giusto! Ah, oddio! Dov'è? Lo avevo in tasca! Ehi, ho un'emergenza! Non ho l'anello! Che succede? Eh? Oddio! È senza anello! Calmi, pensiamo a qualcosa! Il mio matrimonio è un fiasco! Devo poter fare qualcosa! La mia collana! Dammi un secondo! Ho delle perline e una piastra per capelli. Metto della carta da forno sulla parte calda. Le allineo in un piccolo arcobaleno. E ora schiaccio le perline. Ci siamo! Si sciolgono col calore! Fatto! Sono sciolte e piatte. Le arrotolo ad anello. Sono davvero belle! Le faccio scorrere sulle dita. Ecco fatto, niente male. Tutte perfette. Sono un genio. Salviamo questo matrimonio. Psst. Ecco. Sì, preso. Wow, un anello arcobaleno. Ok, sono pronto con l'anello. Permettimi di mettertelo. Ti ho detto che non ti avrei deluso. Bene, ora siete marito e moglie. Festa! Questo DJ è un grande. Che buone! Ah! Ehi, guarda che trofeo! Ho vinto! Ci credi? Non è incredibile? Non sei colpita? Certo, gli orsetti ci entrano alla perfezione! Cosa? No! Non male! Ti mostro come l'ho vinto! Hanno premiato il sub più bravo! Sono io! Sono il miglior sub! Oh, wow! Capito? Sei stato bravo! In realtà, aspettavo di darti questo! Wow, che portachiavi stupendo! L'hai fatto tu? Non è stato difficile! Con una bustina di plastica e delle conchigliette. Dopo ho versato della resina celeste, direttamente nella bustina con le conchiglie. Sembra acqua dell'oceano. Ok, dovrebbe bastare. Poi ho semplicemente lasciato asciugare. Dopodiché ho rimosso la bustina. E ovviamente ho aggiunto il portachiavi, proprio in cima. E voilà, portachiavi pronto. Entra benissimo in questa parte della coppa. Oh, wow! Ora la coppa è molto più bella. Sì! Che giornata fantastica! Grazie, tesoruccio. Che noia! Vorrei dei giochi nuovi. Non so che fare. C'è bisogno di papà. Principessa, tutto ok? No. Vuoi divertirti un po'? Con lo scotch. Guarda un po'. Attacco il nastro al pavimento. Un'altra striscia qui. Questo non serve più. Che ne pensi? Bello. Cos'è? Una pista per le corse? E vincerò io. Non credo. Io ho la macchina più veloce. Pronta? Non sarà facile. Ce la posso fare. E sono partiti. Forza, forza. Non si bara. È un testa a testa. Attenzione! Il treno! Non posso guardare!
Ce la faremo! Visto? Wow, bellissimo! Rifacciamolo! Mi piace un sacco questo gioco! Forza, ci siamo quasi! Una tazza di cioccolato? Grazie papà, ma ho già questa! Oh, va bene, non importa! Ah, sì, presi! Guarda cosa ho trovato! Partite? Scherzi, sono davvero impegnata! Ok, concentrazione! Un paio di lanci con il tuo vecchio? Papà, sono nel mezzo di una partita! Certo, scusa care! Cos'è successo? Tutto sotto controllo, nessun problema. Il tasto W. Ma dov'è? No, non può succedermi questo. Qualcosa non va? Fammi dare un'occhiata. Ah, ecco il problema. Che succede? Papà! Ah, è arrivato il mio momento! Wow! Fatti da parte! Ci penso io! Basta usare una penna 3D sui tasti incriminati. Procedi con la penna su e giù, coprendo bene i tasti. Una volta asciutti, usa il bianco per disegnare la lettera. Bella grafia! Come nuova! Non sembra poi così male! Proviamola. Ah, quanti ricordi. Wow, papà, non sei male. Disegnare è divertente. Certo, tesoro. Questo smalto è fantastico. Non mi serve più. Au. Fa niente. Le matite sono buone. Attenta, cara. Fa attenzione. Ciao, ciao. Tesoro. Smettila! Scusa, mamma. Molto meglio. Che bello. Sembra buona. Forse solo un morso. Cosa? Che ti ho detto? Sei noiosa. Non mi interessa. Non farlo più. Un morso veloce. Aspetta. Non ci provare. Fermati. Mi hai sentito? Mamma vorrebbe mettersi lo smalto. Ora basta. Fatti sotto. Guarda cos'ho. Non lo farai? No, ma lo migliorerò. Prendiamo un recipiente con dell'acqua. Poi aggiungiamo dello smalto, versandolo direttamente in acqua. Usiamo diversi colori. Liberiamo la creatività. Poi prendiamo una matita e immergiamola nella vaschetta. Ricopriamola con lo smalto. Togliamola dall'acqua e ammiriamo l'effetto marmo. Ecco a te, cara. Wow, sono così particolari. Posso usarle? Questa mi piace molto. Grazie, mamma. Oh, figurati, cara. Sembra appetitosa. Non ci provare. Non farlo. Ops, c'ero quasi. Brava. Ho finito con questa matita. Anche questa è carina. Sei davvero adorabile. Finalmente pulito. Ciao mamma. Oh, soda. Che buona. Che sono quelle macchie sulla faccia? Quali macchie? Oh, nulla. Aspetta, ti prendo dei cerotti. Non ti farà male. Mamma, fermati! Mamma, per favore! Oh, ho capito. Stendiamo il cerotto su una superficie piana. Disegniamoci qualcosa. Qualcosa di divertente. Dopodiché coloriamo. Questi gufi sono carinissimi. Quasi fatto.
Basta cerotti banali. Wow, sono bellissimi. Me li metto subito. Grandiosi. Come sto? Wow, davvero belli. Grazie, mamma. Sei grande. Un articolo molto interessante. Chi sarà adesso? Una consegna? Grazie. Oh, è il regalo per Gina, in una bellissima scatola. Spero le piaccia. La sua espressione sarà fantastica. È una splendida tazza. Saranno tutti invidiosi. La conserverà per sempre. Sono proprio bravo a scegliere i regali. Do giusto un'occhiata. Oh no, è rotta! Che disastro! Che posso fare? Mi dispiace, Gina. Non volevo dispiacerti. No, no! Che compleanno fantastico! I Pop-It sono divertenti! Oh no, sta arrivando! Magari non ci farà caso. Coraggio! Che stress! Riattaccatevi, per favore! L'ultimo pezzo. Ok, già va meglio. Che noia. Mi serve altro tempo. La nascondo sotto il cuscino. Ehi, papà! Pensa, fa qualcosa, qualsiasi cosa. Oh, wow, un regalo. Chissà che cos'è. Beh, ho pensato che... Vedi? Che emozione! Aspetta! Papà! Il Pluriball! Lo adoro! Questo non mi serve più! Whee! È così divertente! Grazie, papà! Buon compleanno, tesoro! Me ne sbarazzerò più tardi. È la mia. Sei matta? La mia custodia è più bella. La mia. No, la mia. La mia. La mia, mia, mia. Ehi, ragazzi, devo cambiare banco. Iniziamo a sistemarmi. Ancora discutete? Guarda, è bellissima. Lascia stare, meglio queste. La mia custodia è banale. Oh, quella custodia Pop-It mi ha dato un'idea. Mi serve solo della vernice e questa custodia. Riempio una sezione del Pop-It con la vernice. Così. Userò diversi colori per ogni sezione. Poi rimetto il telefono nella custodia. Aspetto che si asciughi e stacco la custodia. Wow, ha funzionato! Guardate! Wow, guarda che colori! Fallo con il mio, ti prego! No, con il mio, ti farò i compiti, lo farò! Lascialo! Huggy Wuggy è mio! Guarda cosa hai fatto! Oh, mio! Hai visto? Wow! È così morbido! Mi piace come hai sistemato questo posto! Queste luci sono molto carine! Kissy Missy! Pensavo di averti perso! Grazie! Il mostro ha degli amici! Woo!